amici giuristi, cari appassionati di diritto, ben trovati con la bellezza del diritto. Eccoci alla nuova puntata, un nuovo tutorial. Questa volta parliamo di obbligazione solidale, ma prima non posso fare a meno di ricordarvi tutto il marchingegno simbolico che ci siamo creati per essere più aderenti alla realtà giuridica e per essere anche più chiari. Vi ricorderete che noi partiamo dal concetto di atomo del diritto, che in fondo è l'interesse, la catena di congiunzione tra il diritto e l'economia, e poi, collegato al concetto di atomo del diritto, il concetto di molecola del diritto, e cioè il rapporto obbligatorio, l'obbligazione. Ora abbiamo visto come funziona l'obbligazione nello schema base, abbiamo deciso di identificare il debitore con un rettangolo giallo, il creditore con un cerchio rosso, la prestazione con una freccia che parte dal debitore e va verso il creditore, e l'interesse come quella cosina che si trova all'interno del creditore e che il debitore attraverso la prestazione deve soddisfare. È ovvio che nel momento in cui cominciamo a dialogare di istituti un pochino più complessi, questo schema si arricchisce inevitabilmente, ed è quello che accade proprio con un istituto non semplicissimo per la verità, ma che può diventare semplice se utilizziamo i nostri schemi, appunto la cosiddetta solidarietà nel rapporto obbligatorio. Allora, in questo primo, diciamo, step, che sarà seguito da altre puntate in cui passo passo leggeremo gli articoli del Codice Civile dedicati ex professo alla solidarietà, iniziamo a vedere appunto cos'è l'obbligazione solidale. Mi sono munito di una serie di strumenti, a cominciare naturalmente dal Codice Civile, e ricordo a me stesso e a voi che l'obbligazione solidale è disciplinata in generale, salvi poi i richiami che ci ritroviamo sparsi all'interno del codice, è disciplinata dagli articoli 1292 e seguenti del Codice Civile. Ed è proprio dal 1292, da questo articolo, che noi partiamo, intitolato Nozione della solidarietà. È la norma che apre la sezione terza sulle obbligazioni in solido, nel libro quarto delle obbligazioni, e recita appunto nella rubrica Nozione della solidarietà. Ci dice quindi che cos'è la solidarietà. Cerchiamo di capire cos'è attraverso gli schemi che abbiamo, come dire, ideato e che io ho in qualche modo rimodellato in maniera aderente al concetto di solidarietà. Ci dice l'articolo 1292, l'obbligazione, la famosa molecola, è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione. Abbiamo quindi nella obbligazione solidale cosiddetta passiva, vedete in sovraimpressione lo schema che ho preparato per voi, almeno due debitori che sono tenuti nei confronti dell'unico creditore alla medesima prestazione. Vedete quindi che la freccia nera in realtà non coinvolge nell'obbligazione solidale passiva un solo debitore, come siamo abituati a vedere, ma ne coinvolge due, in un modo che adesso cercheremo di scandagliare. Infatti il Codice Civile ci dice che l'obbligazione è in solido quando più debitori, io ne ho messi due per semplificare, ma potrebbero essere tre, quattro, sono obbligati tutti per la medesima prestazione, e infatti vedete una sola freccia nera, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità. Quindi questo significa che il creditore può chiedere questa unica prestazione che ho identificato nella freccia nera al debitore 1, rettangolo giallo a sinistra in sovraimpressione, o al debitore 2 l'intera prestazione. Quindi in modo che ciascuno, debitore 1 e debitore 2, può essere costretto all'adempimento per la totalità, la freccia nera unica che vedete che si diparte
diciamo, dal loro rapporto, dal rapporto tra i due debitori, e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. Quindi guardate il codice civile con quale grazia e con quale precisione ci dice che in questi casi, tanto che sia il creditore a costringere il debitore 1 o il debitore 2 a prestare, quanto che sia il debitore 1 o il debitore 2 spontaneamente a prestare, la prestazione resta una e in qualche modo libera tanto il debitore 1 quanto il debitore 2. Nella seconda parte della norma c'è la definizione della solidarietà cosiddetta attiva, cioè è il caso in cui, anziché avere più debitori ed un creditore, abbiamo un debitore e più creditori. In questo caso ovviamente il rapporto non sarà più, diciamo, di base tra più debitori, perché abbiamo un solo debitore, è la solidarietà attiva, lo schema che vedete in sovraimpressione, ma tra più creditori. Anche qui io esemplificativamente ho messo due creditori, ma potrebbero essere 3, 4, 5, no? Normalmente sono due o più. Dice quindi il codice civile, oppure quando è che si verifica la solidarietà, non solo in presenza di più debitori, ma quando, oppure quando tra più creditori, in questo caso vedete creditore 1 e creditore 2, ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione. Quindi tanto il creditore 1 quanto il creditore 2 possono chiedere al loro unico debitore l'unica prestazione. E l'adempimento conseguito da uno di essi, cioè da uno dei due creditori, creditore 1 o creditore 2, libera il debitore verso tutti i creditori. E allora vedete che anche nella solidarietà attiva in realtà il codice è molto preciso nel dire che la prestazione è una e che sia che il creditore 1 o il creditore 2 chiedano la prestazione al debitore, sia che il debitore spontaneamente paghi all'uno o all'altro, il debitore rimarrà liberato tanto nei confronti del creditore 1 quanto nei confronti del creditore 2. Questa è la nozione di solidarietà, che vedete diventa più semplice se ce la figuriamo attraverso un archetipo, uno schema. Sulla base di questo schema indagheremo nelle prossime puntate la disciplina, la regolamentazione della solidarietà, che ruota tutta intorno appunto a questi due schemi, della solidarietà attiva da un lato e della solidarietà passiva dall'altro. Nella prima, solidarietà attiva, abbiamo più creditori e un debitore. Nella solidarietà passiva abbiamo più debitori e un creditore. Vi dirò di più. Non è detto che in questi casi non ci sia una collettività anche dove noi vediamo uno in realtà. Cioè, in sostanza, è anche possibile una solidarietà mista in cui più creditori fronteggiano più debitori o viceversa, più debitori fronteggiano più creditori, ma la prestazione è una sola, il concetto è sempre lo stesso, solo un po' più, diciamo, complicato. Noi utilizziamo la base in modo poi da trasferire quello che impariamo sulla base su architetture giuridiche un pochino più ampie. Bene, speriamo di essere stati, come al solito, chiari. È il mio anelito, il mio, diciamo, modo di fare, che è orientato ad aiutare in qualche modo chi si avvicina allo studio del diritto, e queste parole vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata con la solidarietà. A presto!